abituare le nuove generazioni a riflettere anche sulla storia passata per costruire il loro futuro. E quindi si mettono in attività proprio con la convinzione di lavorare per una cultura di pace. Poi io mi sono sentita fare anche domande di questo genere, ma come mai ci sono ancora così tante guerre, nonostante si lavori per la pace, nonostante questi nomi e noi stessi cerchiamo di. Quindi a questo nessuno può dare risposta. Io sono arrivata con queste riflessioni che ho fatto sull'argomento, sono arrivata a dirvi che proviamo a pensare se noi non facessimo questo lavoro di costruzione, di divulgazione di sentimenti che possono favorire la costruzione della pace. Proviamo a pensare se non lo facessimo, andremmo veramente alla deriva, se non altro, noi i risultati, anche quando non li vediamo, sicuramente arginano il dilagare del male, tanto per essere sintetica. Quindi io faccio dire a Stefano che bisogna lavorarci tutta la vita, anche se l'equazione non è automatica, che lavorando, facendo del bene si promuove il bene e andrà tutto bene, non è automatica l'equazione, no? Per cui, nonostante questo, bisogna anche spendere tutta la vita per provarci a far prevalere il bene, la giustizia, l'uguaglianza, tutti quei valori che poi hanno costituito il valore della nostra carta costituzionale per quel che riguarda noi. Quindi ecco, questi sono un po' i sentimenti che si sono agitati dentro di me mentre scrivevo questa piccola storia inventata, ma è abbastanza verosimile, perché la fatica di ricostruire la propria vita dopo aver vissuto una esperienza così tragica è reale, è una fatica. E il protagonista, io vado avanti, vuoi fare un domande? Il protagonista si ritrova per un caso quasi fortuito, un incontro durante un viaggio di accompagnamento dei ragazzi, incontra una donna che assomiglia in maniera impressionante alla sua ragazza che aveva perso quando è stato arrestato, assomiglia in maniera impressionante e si parlano, queste due persone si parlano. Ma la ragazza, la donna, è ormai una donna cinquantenne, non conosce lui. Quando lui gli fa il nome della sua ragazza, lei dice assolutamente non mi dice nulla. E questa ragazza comunque parla un po' di suo padre, che è questo ufficiale della Wehrmacht, che ha sposato sì una donna italiana, e che l'ha sposata dopo averla salvata dalle sgrinfie mentre la stavano torturando nel carcere dove l'avevano mandata dopo essere stata arrestata. Quindi ecco, c'è questo incontro lo costringe ad andare a rivedere il suo percorso di vita, e c'è un dentro e un fuori, non è solo l'elaborazione del suo passato, cioè nel contempo lui vive la sua vita, si è rifatto una vita, ha una famiglia, ha ritrovato qualche amica del passato, qualche partigiana che conosceva anche la sua storia, e quindi c'è questo svolgersi della vita quotidiana dove c'è amore anche qui, perché riesce comunque a stabilire con la famiglia una relazione. Si era riscattato, secondo lui, dalle brutture vissute. Quindi ecco, c'è questo percorso, ma soprattutto c'è il percorso interiore, che è quello che lo porta a rivedere anche alcuni concetti e alcune convinzioni che si
era fatto nel corso della sua vita. Naturalmente i ricordi sono sfumati, 50 anni dopo c'è la rielaborazione, c'è la memoria che censura, che magari anche come dire, arricchisce di particolari non proprio bene. In ogni caso è un tragitto che dura pressoché un anno. No, quest'uomo si chiude in sé e rivede tutta la sua vita e ripensa alle cose per arrivare davvero alla fine. Poi la fine è particolare, insomma. Ma in ogni caso, per ricostruire, anche per ritessere la sua storia, la sua vita, per ritessere la sua vita attraverso appunto tutto questo lavoro di scavo interiore che vengono fuori, insomma, in particolare anche del vissuto del campo di sterminio, però non entra nel merito della storia vera, non è un romanzo storico. Ci sono riferimenti anche storici, perché nelle sue riflessioni poi ritornano anche fatti storici importanti, come ad esempio il ritrovamento dell'armadio della vergogna. Ci sono anche riferimenti storici, ma non è un romanzo storico perché non ne sarei stata capace di scrivere un romanzo storico. Io ho voluto solo mettere in evidenza i sentimenti delle persone. Lo diceva bene Silvia, che i sentimenti vanno oltre le appartenenze geografiche e le appartenenze ideologiche. Gli uomini hanno dentro dei sentimenti che sono diversi gli uni dagli altri. E il sentimento dell'amore, tutti ce l'hanno dentro, se riescono a farlo emergere, è buono. E invece, voglio dire, non tutti riescono a fare questa operazione di far prevalere il senso dell'umanità. E voglio dire anche un'altra cosa, le farfalle di Enzi. Le farfalle per me significano proprio la storia metabolizzata, il respiro, il nostro che respiriamo e inspiriamo, la leggerezza, con la leggerezza delle farfalle. Una storia così drammatica, così buia nel nostro paese, del mondo, una storia così buia e come dire, mi piaceva far emergere quella lucina che è l'amore, che c'è comunque e deve prevalere e dove prevale illumina. Quindi ecco, le farfalle di Enzi per me hanno proprio il significato, la leggerezza della memoria con cui noi possiamo convivere, perché il mio obiettivo non era di raccontare la storia dei campi di sterminio, la storia della seconda guerra. Il mio obiettivo è quello di contribuire a modo mio, nella maniera che mi è più congeniale, a mantenere viva la memoria, perché chi legge questo libro non può farne a meno di andare alla storia vera. Io stessa, mentre lo scrivevo, ad ogni capitolo andavo ad approfondire questioni che mi intrigavano, perché mi sembravano importanti per rendere la storia verosimile, per dargli un contesto credibile. Quindi io ho fatto questa operazione per dare il mio contributo al mantenimento della memoria di una tragedia simile. Poi a me piace molto la questione della scrittura, della riflessione. Anche Stefano è tentato di scrivere la sua storia, perché la storia scritta è quella che resta, è quella che ti obbliga ad andare a scavare nel profondo di te. E probabilmente io in questo resto i miei sentimenti e le mie, come dire, riflessioni, le mie sensazioni su un argomento di questo genere. Quindi ecco, io invito anche a scrivere quando si hanno dentro
delle cose da dire, perché la memoria scritta può essere tramandata. In effetti è vero, le donne hanno scritto meno degli uomini della loro storia, ma per mancanza di grande. Adesso lo stanno recuperando, ormai la grande stanno scrivendo molto, ma stavo pensando, hai detto io non è un romanzo storico, no, ha anche un taglio più breve, cioè tutto ruota intorno a una figura, però ha questo misto di appunto storia, fiction, insomma verosimiglianza, verità, nel senso dati appunto incontestabili, che ultimamente è molto usato nella scrittura europea. Io prima ho citato il libro di Peter Schneider, lui raccontava una storia vera, vi invito caldamente a leggere, un libro meraviglioso, si chiama Gli amori di mia madre, ed è la storia vera di lui che a 60 anni si finalmente si decide a decrittare queste lettere che sua madre scriveva sia all'amante che al marito tra il 44 e il 45 in una Germania bombardata e trasportando quattro bambini di cui uno di 2 anni in braccio. Questa giovane donna è morta di malattia poco dopo la guerra, la mamma di Peter Schneider. La cosa sconvolgente è che lui ti racconta esattamente i russi che avanzano e ed è stupidissimo come questa donna riuscisse in questo casino disumano. Lei è a Dresda il 14 e 13 febbraio del 44, quindi il giorno dopo il bombardamento, per dire, perché sta male, sta cercando un medico, intanto cerca di vedere l'amante e il marito sa, c'è una storia pazzesca, è scritta, secondo me lui è un grande scrittore, ma anche lui mescola, vedi, storie privatissime, appunto si chiede ma come diavolo faceva mia madre, aveva voglia di amare, no? E cosa pensava mio padre, ormai è morto, che padre non può più chiedere niente a nessuno, no? E anche lui mescola, mi ha molto colpito. E c'è un altro libro che vi voglio segnalare, forse tu hai letto, che quello è più sulla memoria, che si chiama Trieste, che non c'entra niente, il titolo in italiano, ha pubblicato Bompiani e lo ha scritto una croata abbastanza impronunciabile. Drndic, TRNI, di nuovo di Elio, unica comunque Trieste, Bompiani si trova di quest'anno, ed è di nuovo una studiosa che ha scritto un libro per me pazzesco, uno dei 10 libri più importanti della mia vita. Sottovalutato a mio parere in Italia, dove anche lei mescola, non mi svelo, ma fiction e verità. La storia comincia così, con una signora Gorizia di 82 anni che aspetta un figlio che ha fatto 62 anni prima con un nazista e che non ha mai più visto, nel senso che è stato rapito quel bel progetto che i nazisti avevano di fare figli per creare una razza italiana, che vengono, come si chiama il progetto. Questo libro, non so se tu l'hai visto, è meraviglioso perché a metà, siccome si ambienta tra Gorizia e Trieste, poi ti fa viaggiare per tutta l'Europa, sì, perché ti porta in giro appunto non solo per Lager, ma anche dietro il progetto di creazione della razza italiana e tante altre cose. A metà pubblica di 8.000 nomi in ordine alfabetico, esattamente a metà del libro c'è un inserto scritto piccolo dove in ordine alfabetico sono citati gli 8.000 ebrei che sono passati dalla risiera di San Sabba e mai più ritornati ovviamente. A proposito di gli italiani e la deportazione degli ebrei, c'è tutto il lavoro ovviamente della polizia italiana che e c'è anche un capitolo sulla Svizzera molto interessante, storicamente vero anche quello.
che anche lei, come te, è andata a cercare. Con la Croce Rossa Svizzera che assiste questi treni di deportati, che mi ha fatto pensare a noi con gli immigrati e i rifugiati di oggi, sono tutta gente che va ai campi, li portano e cadono. È straordinariamente interessante a proposito del ieri, oggi, sperare, credere in che cosa, responsabilità individuali, collettive. E però la formula è molto simile alla tua ricerca sulla scrittura e non è che non lo sto inventando adesso, non è una mia creazione originale, ho letto che in effetti in Europa sta crescendo questo modo di scrivere, mescolando verità, finzione, persone realmente avvenute, tant'è vero che la Drudic scrive, tu scrivi l'eredità dell'amore, lei scrive Trieste, che poi invece in tedesco il titolo era Tramonto, ma insomma vabbè, per farlo leggere in italiano, ma il titolo di una città italiana, no, perché poi sarebbe più Gorizia, perché è una famiglia goriziana, ma si vede che Gorizia è sembrato troppo poco esotico, no? Questa piccola cittadina, ci facciamo Trieste che va di moda, fa vincere Europa. E lei ha scritto sotto romanzo documentario. Ti ho tanto pensato leggendolo perché anche qui c'è, come dire, la ricerca dei documenti veri, no? Tu sei abbastanza rigorosa nel descrivere il campo, così come l'ho visto e dove lui è stato. Si vede che hai cercato di capire, immedesimare, appunto, tu hai detto restituire una memoria, no? Per restituire la memoria. Le fiamme servono ad altro. Ecco, no, mi ha colpito perché appunto pensavo, chissà dove ci porteranno, dove gli scrittori andranno seguendo questa pista, no? Che so, visto che si usa il termine memoir per dire questo nuovo tipo di scrittura, ogni tanto compaiono parole in francese, no? Questa lingua ormai dimenticata. Insomma, comunque. Sì, però volevo dire perché appunto forse non lo sapevi, ma anch'io l'ho scoperto da 2 mesi, ma sei entrata in un filone di ricerca, appunto di mescolanza tra verosimiglianza e verità. Ecco, si potrebbe raccontarlo così anche il tuo libro, verosimiglianza e verità, anche perché per esempio Stefano dice delle cose vere che hai appena detto, la vergogna di essere sopravvissuto, la vergogna di raccontare, lo dicono tutti gli ebrei di nuovo, via Ramiro, no? Nessuno voleva ascoltare dopo quella tragedia, non solo, ma hai detto una cosa terribile, non ci avevo mai pensato in termini così brutali, perché ti sei salvato proprio tu? Avrai collaborato di più? L'ho sentita questa frase, l'hai sentita anche Roberto. È pazzesca questa cosa, no? Cioè, mi fai capire meglio perché appunto Levi si è buttato a una scala, Polanyi si è suicidato, c'è un polacco di cui adesso non mi ricordo il nome perché sto diventando anziana, che era un politico, non un ebreo. Ha scritto un unico libro che ho letto e anche lui si è ucciso, pensate, il giorno in cui è nata sua figlia, come se non potesse sopportare di essere non solo sopravvissuto, ma di ricrearsi una vita. Lui si è ucciso a 29 anni, subito dopo la guerra, diciamo 3-4 anni dopo, insomma il tempo di riprendersi, no, perché non si è ripreso. A differenza del tuo amico che comunque la sua vita ha tentato di viverla, per fortuna, tu hai parlato di amore, di speranza. E mi aveva colpito molto, perché ovviamente, perché è una storia pazzesca, lui si sposò e il giorno in cui nacque questa sua bambina andò a trovare la sua compagna in ospedale, tornò a casa
mi sembra di non averla mai letto, forse con voluta dimenticare. Tu dici che l'hai scritta, però ecco, di sicuro Roberto mi ha raccontato questa cosa, ma non solo Roberto, anche un che ha vissuto la stessa esperienza di avere Grasso ed è arrivato a 80 e passa anni. Ma perché rispari a 80 anni che morirai da solo? Eppure nessuno è disponibile per la morte di fuoco che non l'abbia fatto. In conseguenza, e poi si è fatto prendere, ha lasciato dentro da essere prendere. Per dire, non sono cogniamo tremando ancora, tremandomi adesso. Sono questi sono però però lui diceva questa cosa che quando è tornato a casa non voleva parlare perché qualcuno aveva anche detto chissà che cosa è combinato per salvarlo. No, questo per dire che trauma inauditi che sono le guerre e queste vicende, no? Cioè di come delle ferite rimangono. Immagino, cioè, queste sono le persone che hanno vissuto direttamente la deportazione. Io mi immagino i familiari, no? Quei pochi familiari che hanno avuto la fortuna di riaverli a casa, appunto. Ripeto che poi sono una minoranza pazzesca, quelli ritornati. Anche i prigionieri politici o di lavoro, un pochino di più degli ebrei, ma... cioè, che cosa deve essere stato appunto convivere con persone che, e come no, c'è tutta una letteratura del Novecento, non solo scritta, mi vengono in mente tante cose, no? I reduci del Vietnam, che danno i numeri, che dal popolarissimo rango si vogliamo andare al popolo. Ancora sulla guerra di Corea mi ricordo delle cose, io, noi del 51 figuriamoci, cioè i sopravvissuti a tutti questi traumi, no? Adesso cominciano a venire fuori le cose sulla Russia, perché non le abbiamo sapute, ma anche lì se leggete questa che ha vinto il premio Nobel, la Svetlana Alexievich, cosa è stata la guerra e cosa sono stati questi drammi. Lei anche lavora su questo. Per esempio, io adesso sto leggendo un libro sulla la guerra non ha un volto di donna. Lei ha lavorato 7 anni, dal 75 all'82, ma in Italia l'ha pubblicato solo adesso perché ha preso il Nobel. Ha intervistato 500 donne tra il milione che sono andate volontarie al fronte, perché in Russia, cioè nell'ex impero sovietico, quindi anche Ucraina e Bielorussia, sono partite volontarie 1 milione. E hanno fatto tutto, dalle pilote alle infermiere, dalle ufficiali di fanteria, c'è cioè una cecchina che lei intervista, 65 tedeschi ammazzati. Mescolando in una maniera pazzesca, lei non è fiction, nessuna fiction, lei proprio mette insieme una storia corale dal basso, attacca l'una all'altra queste storie per temi e poi ritorna una stessa personaggio, magari è ritorna con nome e cognome, un'unità in cui ha combattuto. Un lavoro pazzesco, che ci sono cose pazzesche che hanno segnato. Ecco, i sopravvissuti, pensate che Stalin a un certo punto ha deciso che i russi dovevano avanzare comunque con i fucili contro i carri armati, no? Nel 1942, dopo che Hitler è entrato.
entrato in un mese e è arrivato a Mosca, ho scoperto grazie a questo libro che Stalin purtroppo metteva dietro ai soldatini russi che avanzavano 18 milioni di morti, così per dire, avanzavano davvero con i fucili contro i panzer tedeschi. A un certo punto gli ha messo dietro dei commissari del popolo che gli sparavano se ne procedevano. Ma la cosa che mi ha colpito ancora di più è che lui diceva: no, niente, non dovete mai arrendervi, dovete avanzare, dovete comunque morire. I prigionieri, quei pochi prigionieri, perché ce ne sono stati, che sono tornati dalla Germania nel 1945, sono andati diritti nei lager staliniani perché si erano arresi, perché comunque avevano visto l'Occidente, comunque avevano da raccontare delle cose. Ecco, io ho pensato, voi direte, già così è una storia insopportabile. Io pensavo alle moglie e ai, ai figli di questi uomini. Posso leggere un pezzetto della moglie di questi uomini? Tanto per cominciava a sciogliersi quell'uomo dopo aver riflettuto a lungo sul suo percorso. Stefano allungò la mano e la pose sopra quella di Lisa. Quel leggero contatto la fece arrossire con piacere. Ti ricordi, Stefano, quando quel giorno mi prendesti la mano e mi dicesti: corri, andiamocene via da qui, voglio ribaciarti. Sì, eravamo a Milano, intoppati in una di quelle manifestazioni oceane che si tengono il 25 aprile di ogni anno. Abbiamo mollato la bandiera del partito in mano al compagno che ci stava accanto e ci siamo infilati nel primo portone che abbiamo trovato aperto. E poi la sera abbiamo cenato al suono di una fisarmonica in una locanda simile a questa e abbiamo anche ballato. E poi arrivato l'amore sull'erba di un campo come due ragazzini, il tuo corpo caldo che danzava solo per me sotto la tua mia vena. Stefano, mi sbaglio o mi stai facendo la corte? Chiese Lisa abbassando il tono della voce per non essere sentiti dal cameriere che li stava sopraggiungendo al tavolo per prendere l'ordinazione. Allora, è un dialogo tra due persone normali che vanno a cena e che tentano, perché ci sono stati, c'è stato per un lungo periodo un silenzio tra di loro. Lui non riusciva a parlare del suo travaglio e lei è una bella persona, la moglie, in cui mi sono dimenticata. Zitta, aspettava che lui trovasse la forza di parlare del suo dramma e non insisteva perché capiva che il dramma era grande. E quindi ecco, questa ritrovata complicità anche amorosa, lei l'aspettava da tanto tempo.